Dopo 23 minuti il Cosenza è in vantaggio di 3 gol sulla Reggiana. Prima rete su azione di calcio d'angolo. Marino colpisce di testa, portiere e difensore stanno a guardare. Raddoppio del Cosenza in contropiede, azione tutta in velocità, colpo di testa finale di Marulla. 3-0 su rigore per una spinta su Coppola. Trasforma Marulla. La partita sembra chiusa, ma prima del finire del primo tempo la Reggiana si riporta in parità. Ravanelli per Bergamaschi con la complicità del difensore Tramezzani. Il secondo gol dei padroni di casa, che riapre la partita, è di Ravanelli. Con le spalle rivolte alla porta, controlla, si gira e segna. Al 45esimo il pareggio. Errori e mischia in area. Morello davanti alla porta batte in rete. 3-3, tutti negli spogliatoi. Dopo 3 minuti Reggiana in vantaggio, grazie alla fuga di Melchiori lasciato libero. Il Cosenza, costretto ora a recuperare dopo essere stato in vantaggio di 3 reti, lascia anche un uomo di vantaggio. Per un fallo su Ravanelli viene espulso Napolitano. Il gol del 5-3 lo segna Ferrante, che ribatte in rete un precedente tiro di Ravanelli. A 5 minuti dal termine la partita si riapre. Segna il Cosenza con un tiro da fuori di Gazzaneo, 5-4. E prima dei saluti finali c'è ancora tempo per gli ultimi due brindisi. 6-4 segna Morello, doppietta per il centravanti Granata e doppietta anche per Ravanelli direttamente su punizione. 7-4 e per questa cortese partita di fine anno è davvero tutto.